Ciao a tutti ragazzi, sono Intui Drake e benvenuti a un mio nuovo video. Questo video è diverso dai miei soliti gameplay o recensioni perché appunto infatti è un video tutorial che vi mostrerò come fa partire in modo corretto e senza problemi un gioco vecchissimo che mi pare è uscito nei primi anni 2000. Si tratta del gioco Zero Comico, gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Questo gioco l'ho trovato da piccolo in un mercatino dell'usato e da piccolo mi divertiva tantissimo farlo. Mi è dispiaciuto poi non poterlo più giocare nel corso degli anni perché appunto non trovavo una soluzione per farlo partire su Windows 10 in modo perfetto. Allora, prima di tutto vi avverto, in questo tutorial non spiegherò e di sicuro non vi dirò nei commenti come trovare il gioco scaricabile, perché prima di tutto sicuramente non si trova in giro. Seconda cosa, io ho il CD originale, quindi questo tutorial, diciamo, è utile per tutti quelli che posseggono il gioco originale su CD. Allora, come prima cosa bisogna che voi installiate il gioco nel vostro computer. Io vi consiglio di creare un file ISO in modo che ogni volta non c'è bisogno che inserirete il CD nel PC, ma potete giocare tranquillamente senza CD. Una volta fatto ciò, dovete scaricare il primo file, che è un file DLL. Una volta fatto ciò, che avete scaricato il file DLL che metterò in descrizione, voi vi recate in computer, andate in disco locale C oppure dove avete installato il gioco. In automatico di solito ve lo fa nel disco C. Una volta dentro andate in programmi per 86 e una volta qua dobbiamo trovare la cartella Medusa Games. Entrate, cliccate Zero Comico e una volta qua voi dovete trovare, ovviamente avrete meno file di quelli che vedete da me, dovete trovare il file jpotec3d.dll. Lo eliminate da questa cartella, cliccate e eliminatelo. E incollate questo stesso file che avete scaricato nella descrizione. Lo incollate qua. Dopodiché, cercate Zero Comico applicazione. Fate tasto destro, proprietà. Andate su compatibilità. Fate modifiche e impostazioni per tutti gli utenti. Copiate le impostazioni uguali a come le vedete da me, mettete la spunta su esegui in modalità compatibile per Windows XP Server Pack 2. Mettete modalità colore ridotto, colori a 16 bit, disabilitate l'ottimazione schermo intero ed eseguite come amministratore. Fate applica dopo ok, qua fate anche ok. Una volta che proverete a sto punto a far partire il gioco, in teoria vi partirà senza problemi e con la grafica perfetta. L'unico problema sarà sicuramente quello che non vedete i testi nel gioco quando parlate con i personaggi. Quindi, se vi fa questo problema, dovete continuare con la guida. Se invece avesse risolto semplicemente così, allora potete chiudere la guida e iniziare a giocare. In ogni caso, buon game. Comunque, per tutti quelli invece che non visualizzano le scritte, allora dovete scaricare un altro programma che si chiama DG Voodoo. Ovviamente vi metterò sempre nella descrizione il link per scaricarlo. Allora, una volta che l'avete scaricato e estratto, troverete di sicuro queste cartelle e questi file. Prima di tutto fate in questo modo. Entrate nella cartella MS, entrate nella cartella per 86 e copiate, selezionate tutti questi DLL, copiateli e incollateli nella director del gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo, come ho fatto io. Una volta che li avete incollati, copiate questo programma DG Voodoo CPL e incollatelo anch'esso nella directory di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, fatto ciò, adesso fate tasto destro su DG Voodoo CPL, seguitelo come amministratore. E voi, una volta che lo avrete aperto, cliccate su questo tasto che c'è il punto e lo slash, e in automatico qua vi porterà la cartella del gioco.
Voi a questo punto dovete copiare le opzioni come ho fatto io. Sul primo mettete Best Available One, sul secondo mettete la vostra scheda video, poi il resto lasciate tutto così per com'è. Applicate, fate ok. Una volta fatto ciò, fate tasto destro e segui con l'amministratore nell'applicazione di Zero Comico. Ok, dovrebbe esserci la schermata in questo modo, nel senso che dispositivo dovreste trovare DX DG Voodoo AL, dovete mettere questo. La risoluzione schermo dovete mettere semplicemente la risoluzione che volete giocare. Io ho scelto la risoluzione del mio monitor e va perfettamente. Dopodiché giocate, fate gioca Zero Comico e il gioco dovrebbe stavolta essere tutto al 100% giocabile, senza bug, senza errori. Io sono arrivato per adesso, ho provato fino al secondo livello e va tutto bene. Quindi ragazzi, niente, questa era una piccola guida su come giocare a questo gioco trash, ma allo stesso tempo bello sui PC moderni. Se il video vi è servito e vi sono stato d'aiuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. E se volete il gameplay su questo gioco completo, scrivetelo nei commenti che ve lo porterò. Ciao a tutti!